trono over di uomini e donne si conferma ricco di colpi di scena. La presenza in studio di Gian Battista, nell'ultima puntata andata in onda, ha generato caos negli studi Helios. Gianni Sperti ha criticato apertamente la presenza del Cavaliere nel dating show. La critica dell'opinionista non è stata apprezzata da Gian Battista, che a sua volta ha iniziato a lanciare delle frecciatine a Gemma Galgani. Uomini e donne, puntata del 27 febbraio. Duro scontro Gian Battista Gemma. Gianni Sperti per l'ennesima volta ha criticato la presenza di Gian Battista negli studi Helios. Il Cavaliere, però, contrariato dalle parole espresse dall'opinionista, ha attaccato Gemma Galgani. E invece lei è vera? È da 10 anni che è qua, punto esclamativo, chiuse virgolette, punto. Gemma Galgani risponde agli attacchi di Gian Battista. Gemma Galgani non ha taciuto alle critiche di Gian Battista, ed è passata al contrattacco. E tu che stai facendo i comunicati stampa sui social anticipando quello che succede? Tu ti devi vergognare. Gemma ha poi aggiunto due punti, punto, chiuse virgolette, non porti rispetto alla redazione, punto esclamativo, chiuse virgolette, punto. Gian Battista ha poi rincaricato la dose aggiungendo, chiuse virgolette, tu è da 10 anni che prendi per il C asterisco asterisco o la gente e vai a farti pagare, punto esclamativo, chiuse virgolette, punto. A quest'ultima critica del Cavaliere, Gemma ha risposto, tu fai attenzione a quello che dici. Io di te non ho paura, punto esclamativo, chiuse virgolette, punto. La dama torinese si è alzata in piedi, dirigendosi verso il parterre maschile dove si trovava Gian Battista, furioso per gli attacchi ricevuti. A placare gli animi ci hanno pensato gli altri cavalieri, che hanno diviso l'Onza e la Galgani. Al duro scontro ha preso parte anche Valentina, la dama ha spezzato una lancia in favore di Gemma, criticando anche lei Gian Battista. Il dibattito si è concluso quando Maria De Filippi ha chiesto al Cavaliere di chiedere scusa a Valentina e Gemma. Gian Battista ha obbedito al consiglio della conduttrice.